a voi, ragazzi. Continuiamo a fare questo commentary di paradosso. Allora, nello scorso episodio eravamo rimasti che il paradosso stava costruendo questo cortile e io me ne sono andato per i cazzi miei con la fantasia. E devo dire che ha fatto un ottimo lavoro. Molto, molto buono. Ora serviranno solamente un paio di cancelletti per poter tappare le varie estremità del cortile e poi già è fatto. Io, se fossi lui, metterei all'interno di ogni sezione anche la pedana a pressione di legno, così almeno i cancelletti si possono aprire dall'interno ma non dall'esterno, così in questo modo si può agevolare la corsa. Vediamo un po' che altro vuole fare. Mi sembra che il punto. Ah, il cancelletto, appunto. Allora. E voilà. E adesso bisogna. Vabbè, tanto penso che con un tale rialzo sarà difficile che i zombie possano accedervi per il momento. Tecnicamente anche il cancelletto alla fine era ben utile. Chissà cosa hai intenzione di fare quest'oggi, perché ormai è notte e potrebbe andarsene a dormire, cosa che presumo voglia fare. No, ha cotto la pietra. Cosa vuole fare con la pietra? Ah, metto in pietra, giusto, giusto, giusto. Con questa pietra che è rimasta, la pedana a pressione, è logico. Mezzi blocchi di mattoni di pietra. E che mi serve? Ah, capito, capito. Mi sa che vuole completare la torre di servizio. Però gli serve la legna e mi servono le scale. E mi sa che di legna ne ha poca. Speriamo che queste tre scalette siano sufficienti per completare la salita alla torre. 1, 2 e 3. Eh no, non sono sufficienti. Mi dispiace, fratellino, non sono sufficienti. Ti serve altro legno. E mi sembra proprio di capire che non ne hai. Niente. Ultima cassa? No, va a dormire. Probabilmente andrà a dormire perché vuole fare l'arrivo presto ogni giorno, così potrà andare a fare legno. Almeno così io la penserei. Questa piccola parte penso che è stata tagliata perché dietro di noi ci stava un bel boschetto, adesso invece non ci sta più niente. Cioè, praticamente ha fatto il pieno di legna. Sì, ha fatto proprio il pieno di legna. Ah, ha preso anche dei rosetti per poter abbellire un po' il suo giardino. Penso che sia una soluzione. Ah, ecco dove l'ha messa la pedana di pietra, per aprire in automatico la porta. Molto bene, bene. Quindi adesso, con tutto questo legno, presumo che abbia intenzione di
finire il modulo. No, sbaglio io, non finire il modulo. Finire le scalinate per finire la torre d'osservazione. E infatti, la quantità necessaria per completare l'opera. E vabbè, devo ammettere che il caro fratellino ha delle idee molto particolari. Sì, lo so, io in questo punto avrei già persino avrei passato tutto il tempo in miniera a crearmi come si chiama, a cercare l'ossidiano per farmi il portale e probabilmente farmi anche il tavolo degli incantesimi. Paradosso se la sta prendendo con molta tranquillità, con molta calma. Però quel modo così lungo dall'alto fa un bellissimo effetto, almeno è scenografico. Vabbè, ognuno ha il suo stile di gioco. Io non posso giudicare che sia negativo il stile di gioco di mio fratello, come agisce, come gli altri non possono giudicare il mio modo di giocare a Minecraft. E un errore l'hai fatto. E vabbè, il pezzo lo recuperi dopo. Spero che lo recuperi. Sì, vabbè. Ma non capisco perché non lasci tutti e due i pezzi in fondo. Che problema ci sta se un pezzo è di più? E così sta prendendo corpo in modo molto semplice la pedana che diventerà la torre di osservazione. Ok. Ah, si vuole creare anche la copertura. Eh sì, no, 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 no. Va bene a crearsi anche la copertura. Che gli Enderman hanno la brutta abitudine, anzi bruttissima abitudine, di teletrasportarsi anche in alto. E ne so io qualcosa. Però serviranno altri blocchi. No. Un modo differente di costruire. Vabbè, ci ho avuto una bella idea. Infatti, così non si può rischiare di cadere. Ne ha di materia grigia il mio fratellino, eh? Ho fatto un piccolo stacco di dissolvenza, giusto per eliminare un po' la lunghezza del video. Vedo che si sta facendo le porte di betulla e le porte di quercia. E ha costruito la porta per il tetto. Pratico. Oh, si sta mettendo l'impegno a lavorare giorno e notte per di poter realizzare e portare a termine presto la sua casa. No, perché da quello che ho capito, dopo che avrà completato la casa, probabilmente inizierà a minare come un disperato. Perché vuole trovare la pietra rossa, altro ferro e crearsi la bussola. In questo modo può incominciare a viaggiare. E ritengo che sia una cosa giusta. Come abbiamo detto la prima volta, questa non sarà una sede statica, ma cercheremo di esplorare il più possibile il territorio.
un obiettivo che ci siamo prefissati quando ho iniziato questa serie è di trovare un villaggio, trovare dei cavalli, crearsi un allevamento di cavalli e incominciare a viaggiare come un folle da tutte le parti. E con i cavalli è molto più pratico. Un'altra cosa che vorremmo fare, anzi che vuole fare, è fare accoppiare dei cavalli per creare una discendenza diretta dai cavalli già ammaestrati. E se qualcuno di voi non l'avesse notato, ci sta un Enderman proprio lì che rompe i coglioni, per cui presumo che anche dopo che avrà costruito questo. Dopo che avrà costruito questo balcone, ci metterà una tettoia anche qua, perché sennò l'Enderman verrà a rompere i coglioni sul tetto. Diciamo che quando si tratta di progettazione, lui va, il nostro va molto a braccio, non è che fare progetti impegnativi che poi dopo mette in pratica. Va così a cappella, man mano che va avanti la situazione costruisce quello. Cioè, il progetto non se lo costruisce anticipatamente, se lo crea man mano che va avanti il gioco. E credo che sia una cosa buona. Cioè, l'inventiva non deve essere programmata, deve essere. È come un artista, deve, le cose le fa. Gli vengono d'istinto. Questo rende un po' complicato fare il commentary, perché non sai mai che cazzo esce fuori all'improvviso. Ah, una cosa che vi voglio dire. Lui non lo fa vedere nelle registrazioni, ma finalmente ha accettato il mio consiglio di utilizzare F3 per capire dove si trova e per poter anche vedere quanti giorni sono passati dal momento che è iniziato il gioco. Sia chiaro, per lui utilizzare F3 è come cittare, perché sapere le coordinate dove stai senza avere la bussola per lui è un po' come barare. Ma se è una funzione che può essere utilizzata anche se disabiliti i trucchi per la partita? Che male ci sta a usarlo? Mi chiedo. Comunque, fra quelli che giocano a Minecraft ci sono discussioni molto controverse su questa cosa. Alcuni pensano che usare F3 sia banale, altri invece è un aggiunto al gioco. Ma il vero aiuto al gioco, lo sapete quale sarebbe? Che qualcuno creasse su Wikipedia tutto quello che si potrebbe fare con la pietra rossa. Quello sarebbe un vero aiuto. Perché riuscire a creare dei circuiti di pietra rossa senza sapere da che cazzo di punto di partenza bisogna fare è un vero casino. Comunque, siamo quasi alla fine di quest'altro video. È quasi un'ora che sto facendo commentari ai video di Paradosso e mi sarei un po' stancato. Sono quasi le 5 del mattino, mi devo fare una doccia e devo andare al lavoro. Per cui, solita prassi, se il video vi è piaciuto, mettete mi piace. Se non vi è piaciuto, mettete non mi piace.
Se vi piacciono questi gameplay, iscrivetevi al canale. Se non vi piacciono questi gameplay, non iscrivetevi. Se volete supportare la serie, fatelo. Se non volete supportare la serie, non fatelo. In questo mondo c'è libertà di scelta. Ok? Alla prossima. Sempre se ci starete. Ciao.